bentornati o benvenuti in un nuovo video nel canale. Oggi è un tema molto spooky ed Halloween, perché andremo a realizzare con la nostra Cricut un piccolo villaggio di Halloween da utilizzare come piccolo lumino. Insomma, ci mettiamo una candela dietro o un filo di luci e si accenderà la magia. Ma intanto vi faccio vedere tutto ciò che utilizzeremo come materiali. Una qualsiasi base, potete realizzarla anche con cartoncino. Io avevo questa, penso che sia davvero ottima, e la lascerò in legno per creare un contrasto di colori. Il nostro tappetino, sì, non guardate il mio, ma ovviamente è molto usurato, uso davvero tanto la mia Cricut, e dei cartoncini molto scuri. Per il nostro progetto ho disegnato direttamente in digitale tutte le sagome che utilizzeremo, e l'importante è andare a realizzare un pezzettino in più sotto, perché sarà quello che noi piegheremo per mantenere poi tutto in piedi. Come prima cosa ho fatto una casetta, poi ho realizzato un albero, una staccionata con delle zuccotte molto carine e anche una streghettina, molto nel mio stile. Però vediamo come verrà. Ovviamente andremo a fare tutto nella sua giusta dimensione. Allora, in questo momento ho passato nel design space tutte le sagome che vi ho fatto vedere poco fa. Ora vado intanto a misurare la casetta. Allora, ho scelto che dalla base sia di 12 cm, quindi l'ho fatta circa di 12. L'altezza, quanto alta viene, va benissimo. E ora andiamo a fare tutto il resto in proporzione. Allora, per esempio, la staccionata, calcolate che metteremo tutto su diversi livelli. La staccionata, beh, direi che già ci sta, però di staccionata ce ne serviranno due, perché ne voglio mettere una da una parte e una dall'altra, quindi direi che una la faccio lievemente più piccolina, no, bugia, così, anche più grande, magari così abbiamo più tridimensionalità. La streghetta così ovviamente è troppo grande, e allora non la voglio fare troppo piccola. Allora, la streghetta, oddio, guardate che divertente, ok, la streghetta che sta dando passeggio, vedete, sta dando passeggio, non la voglio fare troppo piccola, perché starà più davanti, quindi in prospettiva deve essere lievemente, io direi così, perché starà lei dietro, uno più dietro, lei in mezzo, direi che così ci sta bene. L'albero invece, l'albero direi di farlo abbastanza grande, però oddio, forse un po' too much. Direi che come dimensioni per i nostri oggettini ci siamo, mandiamoli subito a tagliare nei nostri cartoncini neri. Ok, ora abbiamo pronti tutti i nostri pezzi, andiamo un attimo a dare forma al cartoncino in modo che rimanga bello dritto. Se avete un cartoncino più doppio di questo, sicuramente molto meglio. Quindi ok, abbiamo tutte le nostre sagome, quindi ora prendiamo la colla a caldo e iniziamo ad assemblare tutto qui sopra, partendo dalla casetta che andrà più dietro. L'albero voglio incollarlo dietro alla casa, quindi penso che lo sovrappongo e lo metto qui. Adesso andiamo con la staccionata più piccolina. Non so se notate, ma qui ho sbagliato a prendere le misure del cartoncino, però non fa niente, nel caso poi la copriamo. E la staccionata più piccolina la andiamo a mettere, direi qui. Prima parte di staccionata incollata. Ora, prima di mettere l'altra parte di staccionata, prendiamo la nostra streghetta,
andrà. Vediamo. E poi qui davanti l'altra stazionata. E voilà, anche la seconda stazionata è pronta. E direi che possiamo aggiungere un po' di muschietto ornamentale qui e lì. Ecco qua, un po' di muschietto arancione. Perfetto. Già così ha tanta, tanta magia. Adoro da morire che si veda la streghetta e che le si veda anche la faccia, quindi si vede molto, molto meglio. Adoro la finestra e i rami. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando realizzatelo anche voi perché è davvero tanto tanto divertente unire vari pezzetti per creare questi piccoli scenari stregati, perché si possono fare poi tantissime cose diverse. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace e fatemelo sapere con un commento. Noi ci vediamo nei prossimi video.